Bang ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. No, non state impazzendo e no, non sto impazzendo. Semplicemente è una collector che ho richiesto a Nintendo appunto per farci l'unboxing. Non cominciate a scrivere nei commenti sti collezioni Nintendo 3DS. No, assolutamente no. Ma perché l'ho richiesto ragazzi? Perché in Giappone, mentre camminavo per le strade, mentre entravo nei negozi soprattutto di Akihabara, ho visto che appunto era uscito, già da un po' di tempo onestamente, Monster Hunter X. E la cosa divertentissima è che mi chiedevo: ma quando cavolo uscirà da noi questo maledetto gioco? E la cosa ancora più divertente è che mi sono perso l'uscita italiana di questo gioco, che se non sbaglio è uscito a luglio. Dunque io l'ho completamente scordato, questo Monster Hunter Generation, che poi alla fine è la stessa cosa di Monster Hunter X in Giappone. E dunque ecco il motivo di questo unboxing: volevo assolutamente unboxare questa edizione da collezione del New Nintendo 3DS XL in edizione appunto Monster Hunter Generations. Bene ragazzi, chiarito tutto questo e chiarito che appunto non sono un miliardario che colleziona Nintendo 3DS, dunque ringrazio ancora Nintendo per avermela mandata in prova per l'unboxing, andiamo subito a vedere cosa si trova in questa fottutissima e bellissima confezione. Ma prima di tutto questo ragazzi devo farvi vedere questo qua, che finalmente è uscito, cavolo, non vedevo l'ora. In Giappone lo vedevo ormai da 3 anni, mi ero rotto veramente le balle di vederlo e non poterlo giocare. Finalmente dopo appunto 3 anni è uscito anche in Italia. Purtroppo non ho il coltellino, dunque chi se ne fotte, andiamo ad aprirlo con l'adesivo che si trova da qualche parte, che non riesco mai a beccare la parte giusta. Andiamo a vederlo un po' nel dettaglio. Davanti ovviamente abbiamo i nostri personaggi principali, che ovviamente ragazzi si nota un casino la somiglianza, perché l'ha fatto appunto Akira Toriyama. Infatti abbiamo Goku qua, abbiamo il genio delle tartarughe, abbiamo Bulma, abbiamo tutti quanti i protagonisti appunto di Dragon Ball. E dietro invece ci viene detto un po', ci vengono spiegate un po' le meccaniche e la trama. L'avventura più grande parte da una piccola isola. Sulla sua isola natale un giovane sblocca la porta di un misterioso tempio ed entra in un'avventura che cambierà le sorti del mondo. Oh mio Dio, mio Dio. Ovviamente ragazzi è un JRPG vecchio stampo, vecchio stile, come piace a me. Combattimenti a turni, tantissime ore da perderci dietro, tantissime quest da fare, storia molto ma molto bella. Insomma è consigliato appunto per chi ama i vecchi JRPG, un po' in stile Final Fantasy 7, 8, 9, eccetera eccetera. Dunque un must have per tutti gli appassionati. Comunque andiamo ad aprire la confezione e ci trovo davanti ovviamente il gioco in tutto il suo minuscolo splendore, un fascicoletto che ci illustra tutti quanti i giochi in uscita e usciti appunto su 3DS. Eccoli qua. Ed infine ovviamente informazioni importanti che ci dicono come sempre che se non riusciamo a montare bene il gioco potrebbe esploderci in mano e creperemo veramente con dolori atrocissimi. Ora arriviamo al momento importante, cioè l'unboxing della console. Ovviamente davanti abbiamo tutti quanti i personaggi di Monster Hunter Generation, ovviamente che accomuna tutte quante le mappe, i mostri visti in precedenza, dunque è un gioco veramente gigantesco onestamente. Ovviamente lo danno per spin-off perché appunto non c'è il 5, il 6, il 7 dopo la scritta Monster Hunter. Davanti, come ho detto prima, ci viene mostrata appunto immagine del gioco con la nostra bella console tutta quanta rossa, è troppo rossa sullo sfondo. Sopra abbiamo ovviamente il logo New Nintendo 3DS XL, ma questo già lo sappiamo. Sul retro ci vengono mostrate le caratteristiche importanti appunto di questa console, ma già ormai le conoscete a memoria, le conosco a memoria anch'io, perché ovviamente ho unboxato tutto quanto il catalogo Nintendo, dunque sono tutte quante uguali. Comunque 3D super stabile, funzione appunto NFC già inclusa, lo schermo più grande rispetto alla versione vecchia tra virgolette, ovviamente il doppio analogico. E ci viene detto anche che contiene appunto il gioco Monster Hunter Generation in versione digitale all'interno della micro SD inserita appunto nel 3DS. Dunque perfetto. Ma ora è giunto il momento ragazzi di andare ad aprire la confezione senza perderci troppo in chiacchiere. Che bello sentire il rumore del nuovo. Sentite, mamma mia, è bellissimo, veramente una roba favolosa. Comunque si sfiliamo tutto quanto. Come sempre troviamo il manuale di istruzione di Nintendo con le carte per la realtà aumentata, che non andrò ad aprire visto che l'ho aperte miliardi di volte. E ovviamente ragazzi qua dentro troviamo il nostro bel Nintendo 3DS XL, anzi New Nintendo 3DS XL. Scusate se vado in velocità, ma appunto l'abbiamo già vista mille volte, tanto avrà già ditate ovunque perché è tutto quanto lucido. Non so perché non si decidono a farlo praticamente opaco. Comunque guardate che razza di splendore che è questa colorazione, peccato appunto che sia lucida. Qui in mezzo abbiamo il logo appunto di Monster Hunter con la scritta nera un po' sporcata, Monster Hunter Generation, veramente stupendissima. Sul retro abbiamo la stessa cosa, due immagini del gioco, anzi due loghetti del gioco come potete vedere qua, tutto quanto lucido anche in questo caso. Dunque andiamo ad aprire la console per vederla in tutto il suo splendore. Ovviamente abbiamo questa cartina qua che ci protegge lo schermo. Schermi ragazzi ovviamente giganti, essendo la versione appunto XL del New 3DS. Cosa dire?
ho detto già tutto nelle versioni precedenti. Ovviamente abbiamo il tasto Start, il tasto Select, il tasto che ci permetterà di ritornare alla home, il tasto direzionale, l'analogico sinistro, l'analogico destro, il microfono qua sotto, il LED di notifica della batteria, eccetera eccetera. Qua sopra abbiamo le due casse, la levetta per il volume, la levetta per il 3D, i tasti X, A, B e Y, appunto non tutti colorati come la versione base, la piccola del New 3DS, ma appunto abbiamo soltanto la lettera colorata. Io non amo tanto questa roba qua, dovrebbero secondo me, ripeto, in ogni unboxing farli colorati direttamente i tasti e non soltanto la lettera, perché secondo me spiccherebbero di più. Sopra abbiamo la fotocamera con il sensore che ci seguirà, che seguirà il nostro movimento. Sotto abbiamo l'ingresso per i giochi, il jack per le cuffie, ovviamente il pennino per poter utilizzare questa console senza sporcare tra virgolette lo schermo, il tasto accensione, il LED come ho detto prima, anche del wifi, della connettività eccetera eccetera. Dietro abbiamo il tasto R, ZR, L, ZL, ricaricarla, gli infrarossi e l'ingresso per il laccetto per portarcela in giro. E per finire ragazzi, ovviamente davanti abbiamo le doppie fotocamere per l'effetto 3D. Che dire di questa console? È davvero molto bella, il rosso mi piace un casino, soprattutto perché non è un rosso normale, oltre ad essere lucido, ma ha anche dei disegni dietro, come potete vedere qua, forse si riescono a vedere oltre le meditate. Bene ragazzi, questo unboxing del new Nintendo 3DS XL in edizione Monster Hunter Generation è finito qui, spero vi sia piaciuto. Ah, ovviamente aspettatevi l'unboxing anche del new Nintendo 3DS XL in edizione Pokémon, che se non sbaglio usciranno verso fine novembre, dunque tra un po' di tempo. Comunque aspettatevelo perché sicuramente Nintendo me lo manderà per farci l'unboxing, dunque non vedo l'ora anche di giocare appunto Pokémon. E che dire dunque, spero che questo video vi sia piaciuto, un pollice in su è sempre apprezzato, preferiti se volete un commentino lasciatelo qua sotto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ragazzi!